Ciao, noi andiamo. Oh, tornerò in un baleno. C'è una cosa che devo dirti. No, la doppiatrice di Fiona non è la sua. No, io... E quello cos'è stato? Puoi ripetere? Shrek, io... Ma almeno sali sulla nave, no? Ah, non lo capisci, Shrek? Diventerai padre! Santa Maria! Con la bocca aperta. È terribile tutto ciò. Il 2 era fatto benissimo. Questa è una merda. Con Shrek lontano in missione. Però a livello di gioco è fatto bene. Azzurro architettò un losco piano di vendetta contro Shrek, contro Fiona e contro una certa cameriera che inspiegabilmente non lo trovava così tanto affascinante. Ma come? Determinato a prendere la perché? Corona, Azzurro chiamò a sé le canaglie del regno e promise di esaudire i loro più grandi desideri. Zucchero filato per tutti! Oppure il lieto fine che così tanto ci meritiamo. Giustamente. Azzurro incaricò quindi la regina cattiva, Capitan Uncino, Stromboli e i loro seguaci di impossessarsi del regno di molto molto lontano. Adoro lo zucchero filato. Non è vero, adori quella bibita che ti bevi nel bar quando poi arruoli tutti gli altri. Che non mi ricordo neanche cos'era, tipo un Muay Thai, forse? Premi triangolo per raccogliere e lanciare oggetti. Ok, questo non lo sapevo. Antiche rovine, Worcestershire. Queste rovine segnano i confini del Worcestershire. Ma perché il gatto di nuovo con i suoi vestiti? Siamo in un territorio inesplorato e pericoloso, amico. Vedo. Deduco che la folla inferocita sia qui per darci delle indicazioni. Ma poi l'ho notato adesso, ma sta luminosità incredibile nei personaggi. Perché c'hanno sta radianza? Fermi, contadini. Questo non è un comune orco. Inchinatevi dinanzi a Sir Shrek. Si inchineranno davanti ad Artù più tardi. Andiamo! È orribile. Credo, capo. Ci incontreremo all'Accademia di Artù. Giustamente. Hai qualcosa di meglio da fare, vero? Una mia cara amica vive da quelle parti. C'è qualcosa qui? Ma si stanno menando fra di loro? Ah no, il tizio lancia i soliti pietruzze. Solito stronzo. Vediamo, aspetta gli obiettivi. Tazze regalo, infligge 5 colpi di grazia, soccorritore libera, il cervellone sportivo trova tutti i trofei atletici. Mi sembra che in questo capitolo sia sempre, ogni livello, trova due cose di cui una è sempre la stessa per ogni livello, però i bicchierozzi, mentre l'altra è trova l'oggetto dedicato del livello, quindi prima l'uncino, ora questo. Ti sarebbe piaciuto colpirmi, vero? Ecco fatto. Mi chiedo se il gioco abbia effettivamente delle zone nascoste, tipo dove nascondere questi bicchieri. Era esattamente quello che stavo pensando, della serie qualche zona stronza dove nascondere le cose. Sei perso il simpatico comitato di benvenuto. Ehi, Shrek, ho una domanda. Sì, ciuchino. Credi che a questo Artù piacciono i ciuchini? Non vedo perché dovrebbe. È quello che pensavo. Ehi, aspetta un momento. Molto divertente, Shrek. Ehi, hai bisogno di aiuto, vero? No. Speravo di picchiare Ciuchino. Comunque diamo un paio. Madonna mia, ma più andiamo avanti più Shrek diventa cattivo con le mosse finali, Aspetta un attimo, mi sembra di aver visto un oggetto. No, scherzavo. Eccolo là, un bicchierone. Fermo un attimo. Ciuchino, o mi dai una mano o te ne vai. Dimmelo. Allora, lì c'è un bicchierozzo, quindi fermi tutti che andiamo a prenderlo. Che neanche dici sono zone impossibili da raggiungere o simili o è una sfida per raggiungerlo. Non mi chiudere la porta. Bastardo. Ah no, e dai, dovevo prenderlo col triangolo.
Come faccio a passare ora? Giustamente. Aspetta. Ah, un disegno. Guarda un po'. Ma scusami. Ok, è esplosa. Ma la porta si è abbassata così. Se la apriva così era strano. Ragazzi, era così arrabbiata con me solo perché ho aiutato Cenerentola con i compiti di alchimia. Ehi, hey, Shrek, lo sai? Cenerentola non è in questa scuola. Oh, sì. Cosa credi che viva qui? No, non è vero, sei Cenerentola è molto molto lontano. È una tale principessina. Ma perché devono sempre arrabbiarsi per qualsiasi cosa? È lo stesso odore di ratto che c'era l'anno scorso nella tua palude. Wow! Non sono ratti, Giochino. Sono atleti. Ora fai silenzio. Un asino parlante. Quei cervelloni al club della magia non impareranno mai. Ragazzi, colpite duro. Giustamente. Dai. Aspetta. Preso. Eccellente. E basta. Impressionante. No, vabbè, dai. Ma dai. Vieni qua. Volevo lanciargliela di nuovo in faccia. Ecco fatto. Tirati su. Ma basta un po'. Ma perché non... Sei più brutto del tuo sumarello. Ma che cattiveria. Vieni qua. Dai. Lo scappellotto qua. Dio mio, che cattiveria, Shrek. Vabbè che c'hanno il casco, però. Ecco fatto. Non provarci con me. Un po' di stronzetti in meno. In realtà potevo anche benissimo non usarlo, però. Già che eravamo lì. Classe 1462. 1462. E tutto ciò per tirare fuori un barile perché? Ehi, calmo, calmo. Calmo. Ecco fatto. E stronzo maledetto. Ok, sì, hai tirato fuori un barile. E? Vabbè. Oh, se mi dà energia infinita, tanto ben venga, Forziere dorato. Ecco qua. Neanche in God of War dovevo premere così tanto per aprire un forziere. Spacchiamo anche gli armadietti, ma sì, chi se ne frega. Eccolo qua, un cimelio sportivo. Abbiamo salvato il secchione? Vabbè, che culo. Ma, scusami, ma se salgo sulla palla vado velocissimo. Ok, sì, le statue le posso rompere con un colpo bello potente. Altro cimelio sportivo. Vuoi vedere che sono tutti qua i cimeli sportivi? Tutti nella stessa zona. No, però c'era un altro bicchiere. Questo vuol dire ci manca uno di tutto. Ci manca uno solo di tutto. Grazie che mi avete aperto il portone. Ah! È arrivata una strega. Bene, bene. Bene. Abbiamo con noi Sir Shrek. Dio mio, ti tiro un pugno. Un'amica di un amico. Certo. Allora, calmi tutti. Sì, lo so che devo lanciargli un oggetto, gioco. Solo che volevo vedere se ci fosse un limite prima di dovergli lanciare l'oggetto. Ma la mia salute si rigenera? Sì, perfetto. L'importante è quello. Allora, eccolo qua l'ultimo cimelio sportivo, tra l'altro. Calmi tutti, fammi rigenerare vita. E ora vado a prendermi l'oggetto. Dove sei, strega? Ma dai, c'è il secchione lì. Amore mio, di alla regina cattiva che abbiamo trovato l'orco. Vado. E quindi?
scusami, eh. Ahia, che dolore. Ma dai, basta un po'. Giustamente le streghe di basso rango non hanno la barriera incredibile. Aspetta che mi ricarico anche un po' e mi faccio un po' di scorta di barili. Oh, ma sta barriera basta un po'? Ti ho già tirata giù la barriera. Morta? Oh, non era poi così difficile. No, dai, è finito il livello, sul serio? Ma scusami. E mi manca un bicchiere. Eh sì, mi manca... Oh no, vabbè, è il primo livello che non finiamo del tutto. Cos'è sta roba? 1400 monete, vabbè, meglio di nulla.